Caro lettore, ricordi quando ci siamo conosciuti? Ti eri appena laureato. Quanti anni avevi? Un po' più di 20. E anch'io, allora, ero ventenne. Il tuo sogno era diventare insegnante e hai trovato nelle mie pagine le informazioni per la domanda di supplenza. Non nella tua città in Sicilia, ma al nord. Sei dovuto partire, ma mi hai sempre cercato nelle edicole della città dove ti eri trasferito. Così non abbiamo perso i contatti. Poi sei entrato di ruolo e la nostalgia di casa si è fatta sempre più forte. Hai utilizzato i modelli di domanda all'interno delle mie pagine per chiedere il trasferimento e sei riuscito a tornare a casa. Ricordi? Erano passati altri 20 anni, per te e per me. Io nel frattempo avevo lasciato le pagine in bianco e nero per prendere quelle del colore e avevo un formato più piccolo e maneggevole. Ogni 15 giorni, quando lasciavo la tipografia per andare nelle case degli abbonati, arrivavo anche a casa tua. Ricordi, eravamo alle soglie del nuovo millennio. Avevamo entrambi circa 50 anni. Io ero stato affiancato da un altro me stesso, non più di carta, ma fatto di pixel colorati nello schermo di un computer. Mi chiamavano sito web. Poi questa mia seconda vita nel tempo è diventata lei la protagonista. La mia parte cartacea è andata in pensione. E anche tu hai lasciato la scuola. È perché il tempo passa per tutti. E oggi, che compio 75 anni, voglio ringraziare te e tutti coloro che in questi anni mi hanno permesso di diventare quello che sono. La tecnica della scuola, il quotidiano della scuola online.